Buongiorno a tutti e benvenuti. Benvenuti a Ca' Foscari, saluto le autorità, le colleghe, i colleghi, le studentesse, gli studenti e salutiamo il Presidente Giuliano Amato, grazie per essere a Ca' Foscari, Presidente. Oggi abbiamo un evento importante, è una lezione che si inserisce nell'ambito di un progetto altrettanto importante del percorso che gli studi giuridici hanno fatto a Ca' Foscari almeno da 10 anni. Quello degli studi giuridici a Ca' Foscari è un ambito, devo dire, particolare, sicuramente originale e anche innovativo rispetto a quello che troviamo nell'Accademia italiana, quantomeno. È una originalità e una innovatività che gli deriva, a questo ambito ca' foscarino, da quello che potrebbe essere in realtà una debolezza, il non avere un corso di studi in giurisprudenza. Come allora? Cosa ci fanno i giuristi? Ecco, da questo è nato, grazie alla lungimiranza e alla creatività, alla visione che devo dire, viene da lontano e che continua in questi giorni dei nostri dei colleghi dell'ambito giuridico, di aver saputo interpretare i loro studi, le loro discipline in modo diverso, in modo sinergico alle altre discipline di Ca' Foscari, e questo gli ha dato appunto un carattere di modernità e di capacità di essere non solo a servizio ma arricchire e farsi arricchire dalle altre discipline, dagli altri ambiti, con quella che chiamiamo oggi interdisciplinarietà, ma che per questo ambito a Ca' Foscari è nata tanti anni fa, che l'ha resa unica e moderna e invidiata e anche in qualche modo copiata. Oggi tutti o tanti vedono le discipline giuridiche in una dinamica diversa da quella storica e classica, no? Gli studi romani, il diritto romano, eccetera, eccetera, che caratterizza, insomma, la tradizione. Non è che quella tradizione vada ovviamente, insomma, negata, ma c'è un modo diverso di interpretare quello che si fa qui, a partire dall'ambito economico, a cui ha sempre afferito, no? Ca' Foscari ha le quattro aree: l'area economica, l'area linguistica, l'area umanistica e l'area scientifica. Oggi le abbiamo un po' così rese più dinamiche, ci sono gli studi di politiche pubbliche, ci sono gli studi sull'ambiente, ci sono gli studi sui beni culturali. Ecco, a tutti questi, a partire dagli ambiti economici, da cui appunto le discipline giuridiche, in cui le discipline giuridiche sono nate, queste stesse discipline oggi operano con successo, e interagendo, dando formazione, partecipando al dibattito scientifico e ai percorsi di ricerca. C'è poi un punto in cui questa comunità di ricercatori e di studiosi converge in modo più identitario, che è il dottorato. E il dottorato, che è nato come dottorato in diritto europeo, e ci richiama un po' anche al tema di oggi, e che nel corso di 10 anni circa, più di 10 anni, 19 anni mi dice Carmelita, si è trasformato nel nome e di nome e di fatto, diventando oggi quello che si chiama dottorato in diritto persona e mercato, che dà il senso appunto dell'ampiezza dei temi che tocca. Certamente continua ad esserci una valenza di tipo economico e di logica dei mercati, diritti societari e quant'altro, ma c'è tutto l'ambito che attiene alla persona e quindi alla politica, ai diritti sociali, ai diritti fondamentali, che è diventato parte integrante del DNA di chi studia e di chi fa ricerca, e senza dimenticare poi gli ultimi sviluppi con il digitale, il data protection e tutto quello che attiene a un mondo che cambia anche dal punto di vista tecnologico, e deve evidentemente adeguare anche il diritto, le modalità di interpretare quelle trasformazioni. Questo è stato possibile grazie a partnership qualificate che ci hanno sostenuto negli anni, nel tempo, sia dal punto di vista economico-finanziario, ma sia anche dal punto di vista della capacità di dare contenuti e di stimolare un dibattito e una riflessione. E tra queste c'è sicuramente la Fondazione Marcianum prima e il Patriarcato oggi, che ha finanziato ripetutamente studi, seminari, borse di studio, e ha ospitato e stimolato dibattiti sui vari temi che gli sono propri, l'autorità portuale,
oggi ridenominata in autorità di sistema, autorità portuale di Venezia, oggi più ampia, che anche a sua volta ha dato un contributo importante, lo dà anche oggi con la nuova convenzione che abbiamo stipulato. Gli ordini professionali, con cui c'è un dibattito e un'interazione costante, le istituzioni veneziane recentemente, l'ultima in ordine di tempo di cui ho memoria in questo momento è la Corte d'Appello, con cui abbiamo sviluppato una disamina della correlazione tra le sentenze primo e secondo grado, basate su studi anche sulla digitalizzazione dei documenti e degli atti. E quindi questo dà il senso della dinamicità della disciplina e della capacità dei colleghi di averla interpretata. Dicevo che è nato questo da un progetto che data 10 anni fa ed è il progetto di alta formazione in scienze giuridiche che ha esteso l'ambito di collaborazione tra gli attori che ho appena citato a un insieme di istituzioni scientifiche nazionali e internazionali che hanno costruito una rete che vede qui a Venezia il centro di appunto uno studio, una serie di studi sugli ambiti che ho citato e che fanno del nostro gruppo di studiosi di scienze giuridiche il cuore pulsante e anche il motore di questa iniziativa. E questo progetto è il contesto che anima un po' questo evento di oggi ed è un caso probabilmente, però è una coincidenza significativa, che la prima lezione, l'evento iniziale di questo progetto, di questa iniziativa, nel 2006, abbia ospitato Paolo Grossi, che era allora Presidente della Corte Costituzionale. Oggi il ciclo in qualche modo si chiude, per poi insomma, continuare ovviamente, non lo chiudiamo, ma cioè, c'è un punto di ritorno importante con Giuliano Amato, oggi oggi giudice costituzionale, con un cursus accademico e di governo istituzionale che probabilmente verrà descritto meglio, ma insomma, non ha bisogno di essere descritto. Oggi poi è interessante, cioè mi piace il tema in particolare, il tema è sui diritti europei ed è un tema che interseca una grande attualità, un dibattito di grande attualità in vista delle elezioni europee, di questo passaggio che tanti definiscono epocale e che speriamo di fatto non lo sia, nel senso, questo è il mio punto di vista, nel senso sia epocale ma non nel senso che cambi così drasticamente come alcuni auspicano, invece dia continuità e ulteriore forza, quindi epocale in questo senso al progetto europeo, ed è un dibattito che noi stessi abbiamo alimentato con un'iniziativa a cui possiamo a tutti i titoli scrivere questa lezione di oggi, che erano le conversazioni sull'Europa. Sono stati una serie di incontri aperti da Calenda, con poi il successivo evento che aveva visto Giorgetti per il governo e Massimo Cacciari nel penultimo incontro, ci hanno offerto tutti il loro punto di vista politico, istituzionale, di pensiero, e oggi ne abbiamo uno altrettanto e forse anche più qualificato che guarda l'ambito di cui stiamo parlando, su cui abbiamo conversato nei precedenti incontri, dal suo estremamente qualificato punto di vista. Io ringrazio chi ha stimolato questo incontro, che poi sarebbero le istituzioni menzionate lì, il Dipartimento di Economia, il dottorato di qui sopra e coloro che conducono le due strutture, Monica Bilio per il Dipartimento di Economia, direttrice, e Carmelita Camardi che dirige il dottorato. Grazie a tutti, buon ascolto e passo la parola a Monica Bilio, direttrice del Dipartimento di Economia. Grazie. Allora, innanzitutto buon pomeriggio ed è un'occasione particolarmente speciale da tanti punti di vista. Il magnifico rettore ha già descritto come la presenza degli studi giuridici in Ca' Foscari e soprattutto negli ultimi anni si è evoluta e come si è caratterizzata in maniera specifica, particolare, importante anche, differenziandosi sicuramente da altri contesti vicini, ma non solo per differenziarsi, ma soprattutto per essere parte di quello che è l'offerta formativa, diciamo, ma più in generale la ricerca a Ca' Foscari. Io ho
come dico sempre, ho avuto l'onore o l'onore di dirigere il Dipartimento di Economia che al proprio interno ha la presenza importante dell'area giuridica, di colleghi di area giuridica e che fortunatamente in questi anni di... No, è difficile parlare solo di convivenza perché è stata una crescita comune che ci porta ora ad avere una serie di attività di ricerca, di temi di ricerca, di interesse che sono particolarmente importanti, di attualità e soprattutto utili. La presentazione di oggi, la discussione di oggi, la conclusione del progetto di alta formazione del dottorato in diritto persone e mercato oggi ne è sicuramente un esempio. Parlare di diritti fondamentali, diritti degli europei in giornate come queste, come giustamente ha ricordato il magnifico rettore, è sicuramente un'occasione importante e diciamo anche unica. I temi affrontati peraltro durante le varie settimane in cui la scuola di alta formazione si è sviluppata, si sono toccati molti temi, perché i temi erano l'Unione Europea tra diritti fondamentali e mercato appunto, per cui sono toccati molti temi e ho avuto anch'io l'onore di essere parte di questa formazione quest'anno offrendo un piccolo contributo sulle leggi della finanza e la tutela del risparmio, perché erano uno dei temi in senso ampio che la scuola di formazione quest'anno toccava. Ovviamente la dimensione europea è quella che in questo momento mi interessa maggiormente sottolineare. Peraltro proprio stamattina un'altra iniziativa parlava di aspetti economico-giuridici legati alla crisi dei comuni, diciamo in Italia, però anche stamattina la visione era più europea perché si era in ottica comparata. Quindi mi fa particolarmente piacere che il Dipartimento in tutte le sue componenti, una giornata come oggi in previsione diciamo delle votazioni di domenica, si sia reso capace di affrontare tutta una serie di temi che sono nostri, ma che sono temi che hanno sicuramente una dimensione, un'importanza a livello europeo e quindi è un modo assieme all'Ateneo di contribuire alla discussione e alla formazione e all'offerta di quello che possiamo dare ai nostri studenti e non solo, perché ovviamente sono temi particolarmente importanti che contribuiscono diciamo anche alla formazione in senso molto lato comunque anche dei colleghi. Io non mi dilungherei oltre, lascerei, vista l'opportunità di avere un ospite che appunto non ha bisogno di essere presentato ma che ci dà l'occasione di poterlo ascoltare, quindi lascerei la parola alla collega, la professoressa Camardi, che in qualità di coordinatrice del dottorato possa presentarci l'ospite e quindi abbiamo poi modo di ascoltarlo. Grazie. Buonasera a tutti. Qualche parola per ringraziare e qualche parola per introdurre, spero nel migliore dei modi, la lezione del professore Amato. Intanto ringrazio il mio Ateneo, il Rettore, la Direttrice del Dipartimento di Economia per aver appoggiato ed essersi intestati questa iniziativa. Ringrazio i colleghi responsabili dei corsi di dottorato che ogni anno, da 13 anni ormai, cooperano nell'organizzazione di questi programmi di attività formativa per i nostri dottorandi e sono i coordinatori di 8 università, oltre l'Università di Venezia e precisamente quelle di Catania, di Cagliari, di Firenze, di Foggia, di Siena, l'Università Vanvitelli della Campania, la LUIS di Roma, l'Università Pubblica di Navarra e l'Università di Salamanca. Grazie a tutti loro, grazie ai dottorandi presenti in aula, che saluto con particolare affetto, grazie alle autorità e al pubblico che vedo è affluito così numeroso. E naturalmente grazie
sentito al nostro ospite che ci onora della sua presenza. Ecco, qui permettetemi adesso qualche parola un po' emotivamente condizionata, perché non è semplice per me presentare in poche battute Giuliano Amato, sia perché sono una civilista e per quanto adusa ad incursioni extrasettoriali, tale rimango, sia perché, in verità, ritengo, affrontare il pensiero di Giuliano Amato non credo sarebbe facile nemmeno per un costituzionalista, perché il pensiero di Amato, costituzionalista, ma anche studioso con accenti fortemente comparatistici, profondo conoscitore di sistemi costituzionali altri da quelli continentali, nonché uomo delle istituzioni che ha vissuto esperienze politiche, tecniche, di governo e adesso della massima delle giurisdizioni costituzionali, dicevo, il pensiero di Giuliano Amato si distende in ragione di ciò nelle articolate dimensioni di un'architettura che attraversa gli spazi e il tempo della vita costituzionale italiana, dai primi anni successivi all'emanazione della Carta all'attuale tormentato momento di un costituzionalismo globale che nella noi vicina dimensione dell'Unione Europea non trova ancora un suo ubicon system condiviso. Un aiuto a questo difficile compito può venire allora dal ricordare qualche momento proprio della didattica dottorale impartita a Ca' Foscari, nel nostro dottorato, nell'ambito delle nostre iniziative così ampiamente presentate dal Rettore nel corso di questi anni. Abbiamo incrociato il pensiero di Giuliano Amato 2 anni fa, nell'ambito del corso dottorale intitolato a Libertà, Scienza, Solidarietà, Etica, forse i dottorandi più grandi lo ricordano, dedicando un seminario alla rilettura, 40 anni dopo, della sua celebre voce Libertà, pubblicata nell'Enciclopedia del Diritto nel 1974, insieme con altre voci di altri maestri, intese a costruire in quello scorcio di tempo il sistema delle libertà e insieme il sistema delle fonti e della giustizia costituzionale. Abbiamo imparato a fronteggiare espressioni non semplici da comprendere al di fuori del contesto complessivo del ragionamento condotto in quella voce, come quella per cui i diritti di libertà non esistono, essi sono un valore, non un istituto giuridico, per apprendere quella che sarebbe stata, spero di non sbagliarmi in questa lettura, una costante della riflessione di Giuliano Amato. Quella per cui i diritti di libertà in astratto, per l'appunto, non esistono. Non esistono come pura declamazione. Sono piuttosto una declinazione dei modelli storici di organizzazione del potere e quindi vengono configurati in modo diverso a seconda della storia e della forma di Stato. Le forme di Stato e di governo, ed è questo il titolo di un'altra delle celebri opere di Giuliano Amato, contano più dell'enunciazione dell'esistenza del diritto, ma prima ancora i diritti nascono quando qualcuno li nega, ovvero quando si rende necessario attivare uno strumento giurisdizionale in grado di affermarli. Certo, un'impostazione questa che può apparire assai lontana da quella prospettata ad esempio da Luigi Ferraioli, che pure abbiamo avuto qui a Ca' Foscari protagonista di un vivace dibattito sul tema con Robert Alexi, secondo il quale libertà e diritti fondamentali non solo spettano a tutti, ma non sono alienabili o negoziabili perché corrispondono, per così dire, a prerogative non contingenti e inalterabili, invalicabili da tutti i poteri, sia pubblici che privati. Ma non siamo qui per assumere una definizione piuttosto che un'altra. Siamo qui per cogliere qualche traccia del pensiero di Amato che ci porti ad oggi, alla conclusione del nostro corso primaverile del 2019 e alle ragioni per le quali gli abbiamo chiesto di concluderlo con una lezione. Il corso di quest'anno, lo accennava la direttrice del Dipartimento, porta il titolo L'Unione Europea tra diritti fondamentali e mercato. Potrei aggiungere, l'Unione Europea è il suo volto pluridimensionale, combattuto fra le proclamazioni delle carte e dei diritti e dei trattati, quelle che Amato non ritiene sufficienti a garantire libertà e diritti, e le sue politiche fortemente condizionate dall'unione monetaria, dalla stabilità finanziaria, dal controllo dell'equilibrio dei debiti sovrani.
E i seminari che si sono svolti hanno tentato di mettere a fuoco queste complessità in alcuni dei settori nei quali esse si svelano con particolare evidenza o drammaticità. Da quello apparentemente più neutro per il suo tecnicismo, dell'uso dei bitcoin rispetto al diritto fondamentale al controllo dei dati personali, a quello proprio della libertà di investimento e stabilimento delle imprese rispetto ai diritti dei lavoratori, a quello del governo del sistema bancario e finanziario rispetto ai diritti sociali o a prestazione di welfare. Ed è rispetto a queste tematiche che incontrare oggi il pensiero di Giuliano Amato, ripartendo dalle sue libertà del 1974, rappresenta per noi un momento straordinario di apprendimento. E voglio a proposito dire qualche parola ancora su due recenti saggi del nostro ospite, entrambi disponibili online. Il primo, pubblicato nel 2018, intitolato Passato, presente e futuro del costituzionalismo, mi fa innanzitutto confidare nel perdono di tutti per questo salto dal 1974 ad oggi, perché già dalla prima pagina di questo saggio si affacciano, seppur soltanto menzionati, molti dei temi che hanno riempito gli studi di Amato da allora in poi. Dalle forme di Stato e forme di governo, come dicevo, alla tutela ad opera delle corti, dei diritti fondamentali di fronte agli abusi, fino al tema dell'importanza della legittimazione del costituzionalismo, anche europeo, non soltanto attraverso la legittimazione elettorale maggioritaria, ma anche attraverso il rafforzamento della legittimazione non maggioritaria, per esempio, delle autorità indipendenti, e soprattutto il recupero del rispetto della rule of law. L'altro saggio del 2015, intitolato L'elasticità delle costituzioni rigide, un ossimoro solo apparente, mette a fuoco il tema di quanto quella zona grigia fra diritto e politica che è la Costituzione non possa mai prescindere da quella sfera di libertà che il potere politico si è guadagnato a partire dalle rivoluzioni di fine Settecento e che esercita, dice Amato con una sottile metafora, come un'anguilla. Di qui i problemi. Il rapporto tra elasticità, rigidità, interpretazione e revisione costituzionale, i limiti della prima e la necessità di ricorrere alla seconda, il confronto tra parlamenti e organi di giurisdizione costituzionale, tanto più drammatico quanto più sono in gioco proprio le libertà e i diritti. Siamo così tornati nuovamente alle libertà del 1974, ma siamo anche arrivati ai diritti fondamentali degli europei fra legislatori e corti. E finalmente, al momento in cui mi taccio e do la parola al professore Amato, ringraziandolo ancora di questo regalo per i nostri studenti e per tutti i presenti. Prego, professore. Preferisce qui o in legia? Bene. Grazie, troppo buona. E va bene, si stava così bene lì seduti, no? E invece, bene, vi ringrazio di avermi invitato. Sono contento che il tema che ho scelto si inserisse nella tematica del vostro lungo corso del dottorato qua. L'ho scelto io, me lo hai chiesto, e l'ho scelto, lo capirete, perché tocca quello che secondo me è uno degli snodi fondamentali della tutela stessa e quindi anche della nozione stessa di ciascuno dei nostri diritti nelle zone grigie in cui la loro definizione e la definizione dei loro confini da parte del legislatore può scontrarsi con una visione diversa dettata dalla Costituzione o in sede europea da convenzioni e carte fatta valere dalle corti, tra legislatori e corti. Quando c'è un conflitto, e il conflitto c'è,
perché le corti sono nate per le corti costituzionali, per mettere in discussione, addirittura invalidare le leggi se contrastano con le costituzioni. Quindi è inerente alla funzione delle corti contraddire la maggioranza. Ma fino a qual punto e in relazione a che cosa questo contraddire è oggettivamente dimostrabile come un qualcosa che non dipende dalle opinioni, ma dipende dalla Costituzione o dal Trattato o dalla Convenzione. Ecco, cercherò di illustrarvi questo tema, che l'ho anche scritto qualche volta per uno come me che ha fatto per anni l'esperienza dalla parte di là e ora fa l'esperienza dalla parte di qua, è effettivamente dilemmatico, insomma, no? Perché io ho fatto parte di quelle maggioranze che adottano quella decisione e non è detto che sia così facile dar ragione a chi ti dà torto poi. E in molte situazioni questo è particolarmente difficile da mettere a fuoco. Prima di affrontare questo, che è il mio tema, però un punto è importante che sia chiaro. Vedete, il titolo del dottorato è Diritto, Mercato e Persona. Ecco, c'è chi tende ad attribuire all'Europa l'attenzione al mercato e non alla persona. Questo è falso. È storicamente falso attribuirlo ai padri fondatori, è attualmente falso attribuirlo all'Unione Europea com'è. Perché, primo, i padri fondatori avevano in mente una comunità politica integrata, non un mercato integrato. E chi ha studi elementari di storia europea sa benissimo che la creazione del mercato comune del 1957 fu un bypass al quale si sentirono costretti dopo che l'unione politica era stata rifiutata dall'Assemblea nazionale francese. Ma il bypass manteneva immutato lo scopo della ever closer integration da realizzare via via che, disse Schuman il 9 maggio del 50, venisse crescendo la solidarietà tra gli europei. Quindi questo avevano in mente. Anche il funzionalista Monnet aveva in mente questo, non solo i federalisti, diciamo, cresciuti a ventotene. Secondo punto, nel suo sviluppo, l'Europa nel suo insieme e la comunità, poi Unione Europea, sono venuti allargando i diritti che, partiti dalle tradizioni costituzionali nazionali, vengono intestati alle tradizioni costituzionali comuni e diventano patrimonio comune degli europei. E sono i diritti più diversi della persona. Io vi farò una serie di esempi. Io oggi ho un pomeriggio libero, quindi posso stare qui fino alle 8, ma dubito che voi abbiate intenzione di rimanere con me fino a quell'ora e cercherò quindi di sintetizzare. Ma io farò una serie di esempi e nessuno di questi esempi ha a che fare col mercato e tutti trovano però un aggancio diretto o indiretto nelle discipline europee. Tenete presente che ai fini dei diritti Europa non è soltanto l'Unione,
ma è anche il Consiglio d'Europa e la Corte di Strasburgo, che partono da una convenzione europea dei diritti, quella del 50. Per cui noi abbiamo due arene per i nostri diritti in Europa che sono tutelate da due corti che applicano norme diverse, tutte di livello europeo e tutte dedicate a diritti che sono largamente estranei al mercato. Largamente, perché ci sono anche i diritti sul mercato, ovviamente, ma non solo. E sottolineare il non solo è a certi fini la cosa che conta di più. Ma torno al mio problema. È il problema della judicial review, come viene chiamata in gergo non italico. E per la judicial review non vale la regola enunciata in una famosa decisione negli anni 60 dall'allora High Court britannica, secondo la quale non è per le corti di mettere in discussione gli atti legislativi che incarnano la highest law in the country, la legge più elevata del paese. Non è così. Dove c'è la judicial review, la legge più alta del paese è una costituzione. E la Costituzione prevale sulla legge ordinaria attraverso la voce del garante della Costituzione, che è appunto la Corte Costituzionale. Non è facile accettarla per molti, ma una cosa vi dovete ricordare, che le corti costituzionali si sono diffuse in Europa dopo che soltanto l'Austria l'aveva creata su impulso di Kelsen negli anni 20, dopo le tragiche esperienze del nazismo e del fascismo, che in conformità alle regole degli statuti flessibili del tempo avevano sovvertito i loro sistemi legali. È vero che il nostro statuto prevedeva libertà e prevedeva anche eguaglianza, ma qualunque legge ordinaria lo poteva modificare, era nelle regole. Le leggi razziali del 1938 furono leggi di cui non potevate dire che erano illegittime. Potevate dire che contrastavano con i principi dello statuto, ma l'Italia era cambiata e quei principi non avevano garanzia. La stessa cosa è accaduta in Germania. L'ascesa al potere sia del fascismo in Italia sia del nazismo in Germania sono avvenuti in modi legali. Lasciate a noi giuristi di infiorettare la differenza tra legalità e legittimità, lo possiamo fare benissimo, ma resta il fatto che soltanto dopo queste esperienze le maggioranze hanno deciso di sottoporsi al giudizio di una corte a garanzia del rispetto dei principi costituzionali, e la nostra Unione Europea si è dotata, la comunità, di una Corte di giustizia che fin dall'inizio ha avuto il compito, e questo vi spiega che non era soltanto un mercato ma c'era dentro qualcosa di più, ha avuto il compito non soltanto di risolvere le controversie tra gli Stati membri, che è il compito delle corti nelle organizzazioni internazionali, ma anche di tutelare i diritti degli stessi singoli che venissero
violati per violazione all'inizio delle regole dei trattati e poi anche delle tradizioni costituzionali comuni. Questo è stato il patto fondamentale, che voleva dire chiunque sia maggioranza accetti di buon grado questo giudizio sopra di sé, perché serve ad evitare che accada ciò che non deve accadere. Ecco, questo è il preliminare che vi fa capire che, fra l'altro, la disputa di cui sentite ogni tanto la eco nella formula «ma questi chi li ha eletti? Perché contraddicono?» Questa è una disputa antica quanto sono antiche le corti costituzionali. Negli Stati Uniti la si sente dire da moltissimi decenni. Questo non toglie il fatto che, e qui viene il mio problema, vi siano delle situazioni in cui questa domanda sentite di farvela anche voi. Perché? Davanti a che cosa? E che cosa può evitare che questo accada? Allora, vi sono delle situazioni in cui la violazione della norma costituzionale da parte della disposizione legislativa è talmente inequivoca e patente che, se viene dichiarata l'incostituzionalità, nessuno osa aprir bocca. Il caso che noi abbiamo avuto fin dall'inizio, per dirvene uno, ma ce ne sono altri, il codice di procedura penale che vigeva nei primi anni, prima dell'89 in sostanza, prevedeva all'origine che vi fossero molti atti della istruttoria che il giudice istruttore, allora col vecchio codice era così, poteva compiere da solo, senza avere il difensore dell'imputato che può interloquire con, dire la sua sul significato da attribuire alla cosa che in quel momento questi si venivano a trovare davanti, attinente al compimento del fatto. La Costituzione dice che il diritto alla difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, articolo 24, il che significa che mai un giudice, nella specie istruttore, può compiere atti in assenza della dialettica col difensore. E quindi la Corte Costituzionale, uno dopo l'altro, negli anni 60 e poi un po' 70, tagliò queste disposizioni con l'automatica conseguenza che il difensore veniva abilitato ad esserci a ciascuno di questi atti. Vi faccio, e poi capirete perché, un altro esempio che riguarda gli Stati Uniti. Non è Europa, ma i temi sono gli stessi e le questioni le stesse, che a suo tempo destò parecchia controversia, ma subito sedata. È il caso Loving, un famoso caso degli anni 60 che riguarda una coppia della Virginia, lei una ragazza nera, lui un giovane, un po' più adulto, bianco, che si sposano, ma non possono sposarsi in Virginia perché una legge del 24 o del 25 ancora vieta che persone di colore diverso possano unirsi in matrimonio. Vanno a sposarsi altrove, sistema federale con regole civilistiche affidate agli stati membri e quindi diverse da stato a stato, credo che siano andati a Washington a sposarsi, rientrano, sono in flagranza di reato in realtà, perché non solo è vietato sposarsi, ma è vietato essere sposati.
E quindi una mattina alle 6, c'è stato anche un film di recente, forse qualcuno di voi avrà imparato il caso dal film, girava su Sky qualche mese fa, questi arrivano alle 6 di mattina e li arrestano mentre sono a letto. Insomma, il caso cresce, arriverà alla Corte Suprema, facilitata dal fatto che il giudice locale era arrivato a dire che, mentendo anche in fatto, ma lo aveva detto, che Nostro Signore ha collocato le razze in luoghi diversi ed è quindi contrario anche alla sua volontà metterle insieme. Evidentemente ignorava che, insomma, nel frattempo le persone si erano mosse a questo mondo, insomma, tutti i colori di Benetton si erano anche uniti variamente in varie parti del mondo. La Corte Suprema disse che il diritto di sposarsi è un diritto di tutti, di cui tutti godono in condizioni di eguaglianza a prescindere dal sesso, la religione, il colore della pelle, e quindi la Equal Protection Clause rendeva illegittima Loving. Non la presero bene in Virginia, ma la decisione fu altrettanto incontestabile quanto quelle nostre sulla presenza del difensore in ogni stato e grado del procedimento. Alcuni decenni dopo, nel 2015, in un caso che ha un nome complicato, Obergefelle, del luglio, la Corte Suprema entra in una questione che fino a quel momento era stata affidata alle legislazioni degli Stati membri che l'avevano risolta in modi diversi, e dice davanti ad una legge statale che non consente a due omosessuali di unirsi in matrimonio, dice: io qui mi trovo col caso Loving alle spalle. In quel caso ho detto che il diritto di sposarsi è un diritto di cui tutti godono in condizioni di eguaglianza a prescindere da. Non posso adottare qui una decisione diversa. Era la stessa cosa o no? Poi ci torniamo, ma intanto vi pongo nella testa la domanda. È un dato di fatto che uno dei componenti della Corte, certo uno dei più conservatori, Nino Scalia, nostro concittadino in realtà, per nome e cognome, Nino Scalia, persona di straordinaria intelligenza, di un conservatorismo piuttosto elevato, scrisse una dissenting opinion nella quale disse: io mi domando se il nostro paese è governato da coloro che eleggiamo nelle assemblee legislative o è governato da quelle 9 persone che compongono, me compreso, la Corte Suprema. Quindi la domanda che viene da fuori, ma questi chi li ha eletti? In questo caso la trovate formulata da un giudice dissenziente della stessa Corte, formulata nella sua dissenting opinion. La stessa cosa, lo stesso problema si pone in Europa, dove, non diversamente dagli Stati Uniti, i diritti a livello europeo in realtà fanno i conti intanto con diversi parlamenti
ciascuno dei quali può aver legiferato in modo diverso sulla questione. E allora davanti alla stessa questione la Corte di Strasburgo, che se la trova davanti perché qui uno dei nostri diritti di europei è quello dell'articolo 6 della Convenzione CEDU, che ci attribuisce una sorta di sovranità sulla nostra vita privata e condanna le interferenze prive di ragione sulla nostra vita privata, prive di ragioni che facciano capo a sicurezza e ad altri interessi collettivi. Allora, più volte si è posta la questione, ma mai la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il non consentire il matrimonio sia una interferenza illegittima nella vita privata degli omosessuali. Nel tempo è venuta riconoscendo che tuttavia la loro unione civile deve essere riconosciuta, ma non è mai arrivata fino al matrimonio. Ecco, fermiamoci un attimo qua e cerchiamo di capire che cosa accade, perché Strasburgo diversa da Washington, perché Scalia a Washington ha protestato, che cosa articola il ragionamento del giudice diverso, quello europeo, dal giudice americano nell'affrontare una questione come questa. Ecco. Allora, dobbiamo distinguere qui tra il livello nazionale e il livello sovranazionale, tra le corti come la nostra, quella di cui faccio parte, che sono alle prese con un solo Parlamento, per intenderci, e le corti che debbono decidere, come la Corte del Lussemburgo qualche volta, più spesso in queste materie la Corte di Strasburgo, per una platea di parlamenti che sono anche comunità diverse, che possono avere ciascuna una propria valutazione su quello specifico tema. Ed ecco qua il punto, vedete, perché i criteri che le corti adottano sono, davanti a questioni come queste, che investono valori diversi, che investono bilanciamenti fra interessi diversi, sono sempre fondamentalmente due: ragionevolezza, irragionevolezza, proporzionalità, non proporzionalità. Dal punto di vista del marchingegno logico, argomentativo che si usa, fondamentalmente è questo. Ma altro è applicare questi marchingegni laddove non ci sono conflitti valoriali significativi sul tema, altro è applicarli laddove questi conflitti ci sono. Vi faccio un paio di esempi semplici. Il primo riguarda una decisione firmata per l'appunto da Paolo Grossi, che riguardava la madre anonima. La madre anonima, sapete chi è? No, la madre, mater semper certa, queste sono cose difficili per gli economisti, però se hanno imparato un po' di diritto riescono a capirlo anche loro. Mater semper certa. Ma proprio perché è sempre certa, ci sono delle occasioni in cui la madre, che ha partorito un bambino in condizioni che insomma
lei non ritiene siano compatibili con la prosecuzione della sua vita, così come questa sua vita è per lei possibile, decide di lasciarlo sulla ruota, lo lasciava una volta, ora fortunatamente più spesso lo lascia nell'ospedale dove l'ha partorito, e dichiara subito dopo che intende restare anonima, punto. Il bambino, in assenza di un riconoscimento paterno, che in questi casi in genere non c'è mai il riconoscimento paterno, è subito in stato di abbandono, è adottabile e farà la sua vita. Allora, la legge era fatta in modo che mai più l'anonimato della madre avrebbe potuto essere messo in discussione. 100 anni. Appunto, io dico mai più perché precedo l'età, però ormai 100 anni, dice, poi dopo quando ne ha 105 non vale più, insomma. No, però non è 105, deve arrivare almeno a 120, no. Perché insomma l'età di quando ha fatto il bambino. Insomma, praticamente mai. Ora, soprattutto con i progressi della medicina del nostro tempo, che collegano al DNA, alle sue funzioni e disfunzioni, l'accertamento di patologie e anche le terapie, la cosiddetta anamnesi familiare, cioè sapere i tuoi genitori, è importante ai fini della diagnosi e della terapia di malattie che tu abbia. Per cui sorge concretamente la domanda, non solo per sapere quali sono le mie radici, ma per essere curato per un'eventuale malattia, eccetera, eccetera, posso chiedere al giudice di cercare di sapere chi era mia madre e magari non dico imporle, ma chiederglielo, perché non gli si poteva neanche chiedere. Ecco, la nostra decisione è stata, ecco, lo si può fare, le si può chiedere, addirittura con la necessaria riservatezza, perché questa magari ha una nuova vita, c'ha un marito, c'ha 5 figli, eccetera, non è che arriva l'ufficiale giudiziario e dice, signora, c'è il suo figliolo che chiede, che sto sconvolge la vita familiare, insomma, quindi riservatezza, però si può. Allora, questo è facile, irragionevole. Poi ve ne cito un'altra che è la corda in casa dell'impiccato, per noi università. La decisione che ha ritenuto non irragionevole che la legge universitaria non preveda tra le cause che non consentono di partecipare a un concorso, il rapporto di coniugio. Questa la conoscono anche gli economisti, pensa un po'. Meglio. Vedi, si trova sempre qualcosa. Conoscono anche loro. Allora, è una storia che conoscete. La legge in realtà prevede esplicitamente soltanto i parenti e gli affini fino al 4° grado. La giurisprudenza amministrativa, seguita da molti regolamenti universitari, aveva ritenuto di estendere anche al coniuge non previsto dalla legge questo stesso divieto di partecipazione al concorso. Ecco, qui io devo dire, ci è stato facile dire che qui non era proporzionale. Il limite che il divieto comporta al diritto che ciascuno ha di partecipare a un concorso veniva limitato in modo che risultava sproporzionato rispetto alla specificità del coniugio vis-à-vis gli altri rapporti. Perché il padre, il figlio, il fratello, lo zio, eccetera, non convivono, non hanno obbligo di convivenza,
non debbono assicurare insieme il futuro dei figli, eccetera, eccetera, e non si tratta di rapporti volontari. Qui c'è il rapporto familiare, rapporti che sono essi stessi tutelati dalla Costituzione. Quindi, mentre si può ritenere proporzionato il divieto di partecipazione per i rapporti di parentela e di affinità, per quest'altro rapporto che è diverso, che bilancia più cose, non soltanto la imparzialità da una parte, il diritto di partecipare dall'altra, ma la famiglia c'è anche di mezzo, è più proporzionata la norma generale che si applicava anche prima e che si dovrà continuare ad applicare, che obbliga alla più rigorosa astensione da ogni decisione che riguardi quel concorso la persona che è legata dal rapporto di coniugio. Anche questa è relativamente facile alla fin fine. Infatti è stata accolta meglio di quanto pensassi, ecco, in un paese dove, insomma, se c'è una cosa che ci piace per gridare è questo genere di cose qua, in fondo, no? Ecco. Mi fermo qua. Quando ci sono valutazioni valoriali, le cose diventano più difficili. Nel 1961 andò al giudizio della Corte Costituzionale la disposizione del Codice Penale che puniva come reato l'adulterio della donna, mentre il maschietto, per essere punito penalmente, doveva raggiungere la fattispecie ben più corposa del concubinato, che significa avere una relazione sufficientemente stabile con una terza persona che ha già dato pubblico scandalo. Cioè, oggi ci ridiamo su una cosa simile, però ci furono delle donne che furono arrestate per questo. La Corte disse che andava bene. 1961. Disse che l'articolo 29 della Costituzione assicura l'eguaglianza tra i coniugi nei limiti dell'unità familiare. E non c'è dubbio che l'unità familiare è messa a repentaglio più dalla scappatella della moglie che dalla scappatella del marito. Perché, fra l'altro, ne può venir fuori anche un bambinello che l'innocente marito si trova attribuito come padre perché nasce in costanza di matrimonio e se lui non lo disconosce provando di non essere stato lui. Io mi ricordo questa norma faceva impazzire il mio professore di civile, che era il vecchio Giambattista Funaioli, non so se te lo ricordi, era l'ultimo anno del suo insegnamento, negli anni 50, stava rigido accanto alla cattedra perché aveva problemi di mobilità, era a Pisa, parlava pisano e diceva: tutti questi moretti che nascono a tombolo, eppure sono figli legittimi di padri innocenti, e scuoteva la testa desolato e non c'era nulla da fare. Insomma, no? Poi gli americani lasciarono tombolo e diminuirono i moretti, però insomma una certa quantità entrò a rendere un po' varia la popolazione pisana. E quindi la Corte dice: l'articolo 29 non è violato. Esattamente 7 anni dopo, nel 1968, e notate, prima che cominciasse il 68,
cosiddetto, prima che partisse il movimento femminista, che è poi forse il frutto maggiore del 68, la Corte decide esattamente l'opposto e dice che ciò che offende l'unità familiare non è la maggiore o minore violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dell'uno o dell'altro, ma la discriminazione della donna nella valutazione di queste violazioni. E quindi è una decisione esattamente opposta. Che cosa è successo? È successa esattamente la stessa cosa che è successa con il caso Obergefell. Le due corti, nel caso Obergefell e nel caso adulterio italiano del 68, le due corti usano lo stesso linguaggio, che la situazione sociale è cambiata. Ci sono, dice la Corte Suprema nel suo caso, nuove visioni e nuovi understandings, nuovi apprezzamenti, nuove convinzioni che portano a ritenere ingiustificata l'ineguaglianza. La nostra Corte nel 68 dice esattamente la stessa cosa e lo dirà ancora di più la nostra in un altro caso a cui sono affezionato, perché poi l'ultima puntata l'ho fatta io, ed è il caso del cognome del bambino, che noi abbiamo sempre dato in fondo per scontato che porta il cognome del padre. Fra l'altro, quando ero bambino io, il padre era capofamiglia. Capisco che ha smesso di esserlo con la riforma degli anni 70, però, insomma, sempre un po' più capo è lui, no? E quindi il cognome deve essere quello del padre. Quando la questione viene portata davanti alla Corte, la Corte dice che la prima volta va bene, la seconda volta dice che riflette una visione siamo negli anni 2000 già, una visione patriarcale della famiglia che è del tutto superata, che però tradurla in una nuova disciplina del cognome pone una serie di problemi che solo il legislatore può risolvere. Quindi io spero che il legislatore li risolva. Ce la ritroviamo davanti 10 anni dopo, questa decisione che ora vi ho brevemente riferito è del 2006, se non ricordo male, e non era successo niente. Non era successo niente. E allora la Corte decide, rispondendo esclusivamente al caso che le era stato sottoposto, i due sono d'accordo fra di loro, i due coniugi. Neanche quando sono d'accordo i due coniugi si può mettere anche il cognome della madre. Allora la Corte dice, fermo restando che ci sono altri problemi, come avevo detto l'altra volta, però intanto, quando i due sono d'accordo, il bambino ha entrambi i cognomi. Perché? Perché la sua identità è disegnata tanto dal suo rapporto col padre quanto dal suo rapporto con la madre. Il cognome è un segno identitario della famiglia e la famiglia non è solo lui, la famiglia è lui e lei. Come sapete, qui si pongono dei problemi, no? Quelli che ciascuno di noi vecchi aveva quando conosceva un amico spagnolo che aveva sempre due cognomi e noi dicevamo allora è nobile, perché da noi in Italia i due cognomi erano riservati. Oppure ci si sbagliava,
Ecco, io mi ricordo, studiai sul Bresciani Turroni, inizialmente credevo fossero due gli autori, insomma, ci misi un po' a capire che erano i due cognomi. Per noi, insomma, era naturale avere un cognome solo, salvo che tu non sia nobile. Mentre in Spagna c'è da tempo la regola che però comporta che alla terza generazione uno debba scegliere, perché se no non basta lo spazio per scrivere i suoi cognomi, in realtà, perché alla terza generazione siamo già 2 per 3, 6, sono troppi. Poi in Spagna hanno pure l'abitudine di darti due nomi di battesimo, e quindi, insomma, come minimo sono 4 da ricordare. Però questo non è il punto. Vedete, qui le corti nazionali hanno atteggiamenti, certe volte usano ragionevolezza e proporzionalità tra entità predefinite e interessi chiaramente. Altre volte vedono la necessità di un bilanciamento diverso perché è cambiata una situazione sociale, ma in qualche caso dicono però tocca al Parlamento, è lui il diretto interprete della società e dei suoi cambiamenti. Altre volte decidono direttamente, magari perché la prima volta hanno detto Parlamento pensaci tu, ma il Parlamento non ci ha pensato e allora io non posso tenere il diritto a bagnomaria per 10 anni se te non ti decidi. E però a quel punto che la coscienza sociale del paese è cambiata me lo dice la Corte. Per certi versi è più semplice l'atteggiamento davanti allo stesso tipo di problema delle corti sovranazionali, le quali usano la seguente tecnica. Sulle questioni di tipo valoriale, che quindi riflettono gli orientamenti religiosi, etici, civili, di comunità diverse, che possono essere diversi, la Corte di Strasburgo utilizza il margine di apprezzamento che va riconosciuto ai legislatori e quindi alla evoluzione che viene maturando nei diversi paesi. E quanto più la Corte nota che contro l'affermazione del diritto che le viene chiesto di affermare c'è ancora una larga maggioranza di Stati membri, il matrimonio gay, oggi in Europa, tanto più la Corte dice c'è il margine di apprezzamento e io lo devo lasciare al margine di apprezzamento. Che via via che cambiano le legislazioni nazionali si stringe il margine di apprezzamento e quando sono pochi quelli che sono rimasti nella posizione di prima, la Corte magari dice è l'ora e afferma quel diritto come diritto ormai riconosciuto in tutta Europa. Questo, capite, è in qualche modo l'opposto di quando la Corte accerta in presa diretta il cambiamento della coscienza sociale. Ma potreste obiettare, può cadere in un difetto opposto, che finisce per negare un diritto innegabile perché questi non si sono ancora decisi a riconoscerlo. E infatti la Corte c'ha le sue linee rosse, non valicabili, come ce l'ha
la Corte del Lussemburgo quando è interpellata in materia di diritti. Nel 1981 la Corte di Strasburgo si trovò a decidere sul Regno Unito che More Vittoriano aveva ancora il reato di omosessualità e la Corte disse è illegittimo e fece una bella sentenza perché disse qualunque sia la valutazione morale che persone di diverso orientamento possano avere sulla omosessualità, che questa, che è un orientamento sessuale di persone diverso da quello di altre persone, ancorché minoritario, possa essere trattato come reato, è incompatibile con l'esistenza di una carta dei diritti come quella che c'ho io, e ne tiro fuori più di un argomento per affermare questa incompatibilità. Però, ecco, il reato. Quando si è trovata davanti alla questione dell'unione tra gli omosessuali, la Corte, notate, prima ha detto che nessuno Stato è obbligato a fare le unioni civili. Poi, quando la Grecia ha fatto la legge sulle unioni civili, non includendovi gli omosessuali, ha detto se tu fai una legge sulle unioni civili non puoi escluderne gli omosessuali. E poi quando è arrivata l'Italia ha detto se non fai una legge sulle unioni civili non tuteli adeguatamente i diritti degli omosessuali. Quindi vedete che si stringe il margine di apprezzamento. E si arriva ad un... datemi ancora 5 minuti, dai, perché... no, è giusto che questi dilemmi li abbiate anche voi, perché li devo avere solo io. Quando si arriva al caso che io sento molto della maternità surrogata. La maternità surrogata è non ammessa dalla maggioranza degli stati del Consiglio d'Europa e anche dell'Unione Europea. Tuttavia si presenta di continuo la situazione di coppie in genere omosessuali, ma non solo, che hanno avuto in un altro paese del mondo un bambino da una terza persona che ha prestato se stessa per la gravidanza, che lo riportano qui come se fosse figlio loro. Questo in Italia non è consentito, la legge 40 lo dice esplicitamente. La Corte, l'ho fatta io quella decisione, si è trovata davanti ad una coppia eterosessuale, in cui insomma, non erano particolarmente fortunati dal punto di vista dell'idoneità riproduttiva. Comunque il seme era di lui e credo sia l'ovulo sia il ventre erano di una donna indiana. Quindi quando tornano con questo bambino entrambi si dichiarano genitori. Le nostre procure vengono avvertite dai consoli dei paesi di provenienza che devono autorizzare l'ingresso in Italia di questa nuova creatura che si è aggiunta ai due che c'erano. I consoli avvertono, insomma, e ne nasce la questione. Vi confesso, io e la Corte è stata d'accordo con me, ritengo che il bambino vada tutelato, perché il principio poi che si applica per convenzione internazionale è the best interest of the child. Quindi il bambino va tutelato e un famoso attorney americano disse beh, ora è qui, allora che volete, lo dobbiamo pur tutelare. Io ci avevo questo problema,
ma c'avevo anche il fatto che i due erano sposati. Lui lo poteva riconoscere come figlio naturale suo, perché era suo. A quel punto lei, coniuge del padre naturale, lo poteva adottare. Quindi la tutela del minore nella specie c'era, meno del riconoscimento di genitorialità piena, lo so, infatti me lo sento ancora qui. Però per me fu invincibile scrivere in quella sentenza che la maternità surrogata offende gravemente la dignità della donna. Io questo nessuno me lo leva dalla testa, e non offende soltanto la dignità della povera indiana che lo fa perché così manterrà i 5 figli che ha, avrà i soldi per farlo, ma anche per la studentessa canadese che così ci andrà a fare la sua vacanza in Kenya. Entrambe fanno un uso di sé che contrasta con la dignità che il sé dovrebbe avere e che non ha nulla a che fare col nostro articolo 2, penso io, perché è mettere se stessi sul mercato, non sviluppare la propria personalità. So che è un punto controverso. La Corte di Strasburgo ha deciso come me nel caso Paradiso, come la Corte italiana, nel caso Paradiso di 3 anni fa. E in una concurring opinion uno dei suoi componenti ha scritto: beh, però, facendo così abbiamo deciso non in base al margine di apprezzamento, veniva dall'Italia il caso Paradiso, quindi, ma in base a valori, e quindi affermiamo una posizione nostra, non ci limitiamo a rimetterci alla posizione degli stati. Ecco, non la voglio fare lunga, anzi la sto facendo lunga, quindi non la voglio fare ma la sto facendo lunga, forse perché la voglio fare. Tutto questo è espressivo di un problema di cui capiamo chiaramente che la soluzione sarebbe un dialogo funzionante tra corti e legislatore nei punti difficili, nei punti incerti, nelle situazioni nelle quali le corti si sforzano e lo fanno di dire fallo tu. E entrano magari solo quando vedono che il legislatore non lo ha fatto. Noi siamo arrivati a quel punto facendo un passo oltre quelli che usualmente erano stati fatti in passato sul suicidio assistito. Perché sul suicidio assistito siamo arrivati lì per dire: guardate, insomma, il suicidio assistito non va bene, perché è vero che uno è libero di suicidarsi, certo, e nessuno lo condannerà dopo che l'ha fatto, questo non ci piove, e non lo condannerà neanche se tenta di farlo e non ci riesce. Però aiutare altri a privarsi del bene della vita, insomma, specie tenendo conto della diversità di situazioni in cui questo può accadere, di per sé, però non nel caso, almeno non nel caso, che era quello della fattispecie concreta del DJ Fabo, di una persona che, avendo perso totalmente l'uso del proprio corpo e vivendo soltanto una sofferenza che aspetta che finisca, l'unica cosa che in realtà vuole è che tutto questo finisca, ma non è più in grado di farlo da solo, non può neanche prendere una pasticca e fare così e ingerirla, cosa che farebbe volentieri.
sarebbe bene che il legislatore se ne occupasse, che dicesse chi può dargli quella pillola, quando, a seguito di quale procedura, in relazione a quali patologie effettive. Ecco, noi potevamo dire, e quindi vai con Dio e aspetta il Parlamento. Ecco, noi abbiamo detto, noi sospendiamo la causa. Decideremo nel settembre del prossimo anno, era l'ottobre del 2018, e ci auguriamo che nel frattempo il Parlamento faccia. Che la cosa più fisiologica, più naturale, sarebbe che il Parlamento facesse. Ma se il Parlamento non fa, ditemelo voi, le corti hanno davanti i diritti, sono gli ultimi garanti dei diritti. I diritti, certo, in particolari e diversi ambiti, trovano la loro definizione in sede legislativa, ma i parlamenti sono sempre intermittenti nell'occuparsi di diritti. Spesso non lo fanno, non perché non lo vogliono fare, ma perché hanno al loro interno dissensi tali che li paralizzano per anni nell'occuparsene. A noi nel frattempo arrivano situazioni di concreti esseri umani i cui diritti sono in sofferenza e ci viene chiesto allora, e a quel punto, se il Parlamento non risponde, voi che fareste? Voi che fareste? Voi cercate di usare la ragionevolezza, cercate di usare la proporzionalità, cercate di usare motivazioni il più possibile oggettivamente persuasive. Ma potete continuare a dire non liquet, non liquet, non liquet, anatandang un godò che non arriva e che spesso desidera che ve la sbrighiate voi questa storia, magari per criticarvi il giorno dopo, ma dentro di sé contento che gli avete tolto una grossa castagna dal suo fuoco in cui ce ne ha già sufficientemente tante da non volere tra i piedi anche questa. Ecco, è una partita complicata. Io alla fine placo la mia anima sempre infelice in queste situazioni. Io ho vissuto 18 anni in Parlamento. So che si fa fatica quando ci se ne occupa a raggiungere dei compromessi che riteniamo giusti. Quindi in fondo non ci piace che questi altri arrivino e dicano che così non è, ma so anche quante volte non abbiamo deciso e avremmo dovuto decidere. Quindi io parto da questa premessa: in un sistema costituzionale complesso i diritti, che sono più spesso diritti di minoranze che non diritti riconosciuti come propri dalle maggioranze, sono affidati alla jurisdictio, e la jurisdictio ha il compito di segnare il limite del gubernaculum. Ci sono delle zone di confine in cui l'ideale sarebbe che gubernaculum e jurisdictio si scambiassero la palla in modo da far dare il calcio finale alla palla da quello dei due che è nella posizione più adatta per darlo. Ma siccome qui non c'è allenatore che metta insieme questi, e siccome è difficile, le corti devono fare il loro mestiere, che è tutelare i diritti in primo luogo, pur riconoscendo tutti i bilanciamenti che debbono essere riconosciuti e sapendo una cosa: che la loro legittimazione non viene dalla maggioranza, viene dalla Costituzione, ma che alla fin fine, al di là di una certa misura, la distanza tra corti e maggioranze non può andare,
perché altrimenti il sistema non funziona più e le corti stesse vengono delegittimate, il che non è un invito alle corti ad essere timide, al contrario, a constatare che molto spesso la decisione controversa della Corte è seguita da borbottii, ma da fondamentale accettazione da parte dei parlamenti, che se volessero davvero potrebbero rimetterle in discussione. Guardate, guardate che oggi negli Stati Uniti c'è una vera e propria rivolta contro l'interruzione della gravidanza. E il caso dell'Alabama non è l'unico caso di legislatori, tenete conto questa è materia là di legislazione statale, che intervengono per stringere sempre più le condizioni della gravidanza. Ecco, questa è una situazione nella quale il legislatore che non voleva fa sentire la sua voce ed è ancora in condizione di farla sentire, e il dialogo conflittuale con le corti può essere messo in moto. Quindi bisogna confidare nelle regole complessive del sistema, ma nel sistema ciascuno deve fare la sua parte, anche se a volte tutelare i diritti è difficile. Grazie professore, mi pare che gli economisti abbiano ben capito. Beh, insomma, io sono stupito, però mi fa piacere. Ecco. È vero che si sono abituati alla nostra presenza, però, ma credo non sia sfuggita a nessuno la naturalezza con la quale il professore Amato ha presentato questi che sono i più alti problemi del diritto costituzionale, dell'attività delle corti, ma soprattutto di quella zona più che grigia, di fuoco, direi, che è il rapporto fra diritto, politica e dunque tra legislazione e giurisdizione. Voglio solo sottolineare, senza che mi possa minimamente permettere di far commenti su questa lezione, l'importanza della sottolineatura data alla cifra europea, dell'Unione Europea e della nostra appartenenza. Se c'è qualcosa, devo dire che in questa fase storica colpisce la sensibilità non del giurista, ma di chi minimamente abbia a che fare con un codice o con qualcosa che assomiglia a una raccolta di leggi, e l'assoluta ignoranza su tutto quello che dobbiamo in termini di cultura e di conquiste personali e sociali all'Unione Europea, a partire dall'Erasmus, che rende i nostri studenti studenti del mondo, non solo studenti d'Europa, sino ai casi che sono stati un momento fa esposti, quali materie di decisioni della Corte di Giustizia, complessivamente diciamo del sistema dell'Europa, non solo dell'Unione Europea, i casi sottoposti e risolti con quegli strumenti di bilanciamento ora dalla Corte di Giustizia, ora dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E la sottolineatura del valore personalistico dell'Unione Europea e della importanza che il funzionamento e il dialogo delle corti riveste per ciascuna di noi, credo che in questo momento storico e in questa giornata non richieda ulteriori commenti. Saremmo invece contenti, penso il professore ed anche io, se qualcuno, anche da economisti, ecco, oggi. Se dalla sala provenissero domande e suggestioni. Il professore qualche minuto a disposizione. Sì. Prego. Sì, grazie professore per gli spunti. Io la domanda che volevo porle era questa.
e che si non vuol troppo... presentare giusto scusa, per sempre io sono, per la scusa, continuità. Sono, mi chiamo Giuseppe Paone e sono dottore di ricerca presso l'Università Ca' Foscari. E, la domanda che le volevo porre non ha un ascendente giuridico, ma ha un ascendente filosofico, ma credo che si diciamo, ben si attaglia a quello che lei ci diceva. Emanuele Severino, che è un filosofo, dice sempre che il luogo della decisione non è più oggi né la politica né l'economia, ma è la tecnica. Cioè, nel senso che né il legislatore, cioè come procedura formale, né la Corte oggi sono in grado di dirci se una data procedura è in grado di funzionare, o comunque un elemento in grado di funzionare o meno, perché il luogo dove questo sarà deciso è un luogo che va al di là della sfera giuridica. Faccio un esempio, diciamo, la famosa questione degli OGM. Nessuno di noi è in grado di dire se sono nocivi o no, è solo un ente tecnico che ci dirà se sono più o meno nocivi alla salute. Allora, la domanda, per andare alla domanda, è: non ritiene lei che, diciamo, l'elemento tecnico sia in grado oggi di scalfire anche gli elementi valoriali di cui lei ci ha parlato? Cioè che i valori oggi siano subordinati alla fattibilità o meno tecnica di una di quelli che sono determinati diritti. Grazie. Ne prendiamo qualcun'altra? Si può anche abbassare l'età dei richiedenti. No, mi pare. Perché, insomma, prego. Però. Ecco, abbassiamo un po' l'età. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Abbassiamo l'età ma alziamo la voce. Volevo chiedere cosa ne pensa della giornata di ieri. Che vuol dire la giornata di ieri? Si riferisce a Palermo? Sì, esatto. Considerando dell'Europa che è stata liberata dal nazismo grazie agli alleati, adesso in Europa vogliono tornarci i nazisti, riferito alla parte destra del Parlamento. E ieri a Palermo c'erano degli ipocriti all'aula bunker. Che, come dire, a Falcone Borsellino sarebbe venuto da vomitare. Prego. Sì, io volevo chiedere, abbiamo parlato di Europa, di Costituzione, vorrei sapere lei cosa ne pensa della proposta di qualche anno fa, che quella che non andò in porto, sul redigere una Costituzione per l'Unione Europea. Buonasera, sono Vincenzo Iaia, dottorando di ricerca presso la LUIS. Recentemente c'è stata una sentenza delle Sezioni Unite sulla maternità surrogata e sulla, appunto, possibilità di trascrivere nel registro di stato civile la bigenitorialità maschile, negandola per i due genitori papà e ammettendola di fatto per le due genitrici mamme, diciamo. Io volevo chiedere, in questo dialogo tra corti, qual è il ruolo della Corte di Cassazione rispetto alla Corte Costituzionale e alle altre due corti di Strasburgo e Lussemburgo? Grazie. Sì, grazie. Sono una ricercatrice di diritto internazionale qua a Ca' Foscari e mi occupo da un po' di maternità surrogata e me ne sto occupando in questi giorni perché sto ultimando una relazione per la Società Asiatica di diritto internazionale che non mi fa ormai più dormire la notte perché ho gli stessi dilemmi che rappresentava lei prima. E in particolare i dubbi che ho sono sempre tanti, ma mi sto proprio interrogando anche sulla cosa che diceva prima, non è una questione a volte di diritti ma di valori, ma mi chiedo, e non possiamo riportarla invece a una discussione di bilanciamento di diritti nel momento in cui, no, vediamo nei contratti,
così ho guardato un po' di contratti tipo indiani, ucraini, russi, no? Dove in alcuni casi le donne, ad esempio, sono tenute sotto stretta sorveglianza da dei guardiani, oppure, e quindi quasi un divieto di, mi verrebbe da dire, di divieto di trattamenti disumani e degradanti, oppure della tutela del superiore interesse del minore. Però noi pensiamo sempre al nato, ma non pensiamo mai alla unborn, quasi al concepito, no? Che, perché in questi contratti abbiamo delle clausole di riduzione selettiva della gravidanza o di aborto. Quindi poi si pone il problema di enforcement lasciato alla legge applicabile nello Stato poi quale, sì, che poi tra l'altro ci sono problemi di, ma saranno clausole appunto il cui enforcement è praticabile oppure no, perché sono diritti inalienabili, eccetera. Poi però la rimettiamo alla legge dello Stato in cui di fatto si trova la madre surrogata. Quindi ecco, mi chiedo da un lato se non possiamo riportarla non tanto al piano quasi dei valori ma dei diritti, cioè abbiamo diritti, divieto di trattamento, di trattamenti disumani eccetera, e comunque superiore interesse del minore. Dall'altro mi stupisce come non sia solo un problema del nostro legislatore che a volte non prende in mano le situazioni, ma dico anche un problema è internazionale, perché la stessa conferenza dell'AIA di diritto internazionale privato è dal 2010 che cerca di fare una convenzione e non ci riesce, quindi non è solo un problema italiano, lo condividiamo con il resto del mondo. Mi stupisce tantissimo però che si parla sempre, e sono d'accordo nel tutelare la continuità dello status del minore nato all'estero, ma si parla pochissimo appunto di altri diritti nel bilanciamento, i diritti del divieto di sfruttamento sia della donna che del non nato. Ecco, però mi chiedo se questi non comunque, siccome mi preparo a obiezioni che mi diranno è una questione di valore, mi verrebbe da dire comunque lo possiamo ricondurre a dei diritti fondamentali, ecco. Quindi le chiedo cosa ne pensa, se può essere una risposta al limite che... Grazie. In fondo. Buongiorno. La mia domanda consiste in questo. Pensa che sia stato un errore non menzionare le radici cristiane dell'Europa, vista la crisi e il fatto ormai evidente che l'Europa è semplicemente un conglomerato amorfe, senza anima, senza niente, in balia di alcuni burocrati che si stanno abbondantemente autospuntatandosi, cioè, mi spiace dire questo termine, ma essendo anche albanese, non avendo una affinità linguistica, me la posso anche permettere, però cioè, in questo consiste la mia domanda. Quindi negare l'evidenza, un'evidenza, siamo qua quasi in una chiesa e si dice che, cioè, insomma, senza identità, senza senso di appartenenza, poi finiamo per, insomma, finiamo per parlare di cose periferiche, direi anche tossiche, anche almeno della mia impostazione morale, che non è che, però è anche naturale, non è una morale religiosa, è proprio naturale. Grazie. Allora, io sono Stefania Flore, dottoranda di ricerca all'Università di Cagliari. Prima, ecco, si è parlato di aborto, che è l'oggetto del mio tema di ricerca. In sostanza in Italia il diritto, diciamo, di aborto è minacciato dall'obiezione di coscienza, che non ha sostanzialmente alcun limite. Volevo chiederle se, secondo lei, all'interno della nostra legge c'è un giusto bilanciamento tra il diritto di obiezione di coscienza e il diritto alla procreazione cosciente responsabile e all'autodeterminazione della donna. Ancora qui. Tante.
Buon pomeriggio, io sono il dottor Matteo Bellemo, sono un praticante avvocato del Foro di Venezia e specializzato alla scuola dell'Università di Padova per le professioni legali. Io mi sono occupato nello specifico nella tesi di specializzazione dell'assegno divorzile, delle modifiche che sono state introdotte ovviamente dalle sentenze anche della Cassazione recente del 2017 e del 2018. E proprio nel tema dei valori io le volevo chiedere se ritiene che i canoni che sono disciplinati, in particolare all'articolo 5,6 appunto della legge 898 del 70 e successive riforme, debbano essere riletti alla luce di un'interpretazione evolutiva della materia e se è auspicabile da questo punto di vista anche un intervento del legislatore chiarificatore e un intervento che vada a modificare quanto è indicato attualmente. Grazie. Sì, sì. Ma sentite, intanto io c'ho uno sbarramento sulle domande di contenuto politico. Penso risposte, ma non le posso dire, perché un giudice della Corte Costituzionale non può occuparsi di politica, in particolare di quella italiana, ma non solo. Quindi ci sono un paio di domande che resteranno senza risposta. Io così, insomma, do per scontato che ci sono degli ambiti nei quali alla decisione alla quale si arriva si è portati da discipline tecniche e non da valutazioni etiche, non c'è il minimo dubbio. Che poi la tecnica sostituisca sempre i valori non lo pensa neanche Severino, ancorché scriva in modo da farlo credere. Ma credo che lo faccia più per metterci paura che altro, in effetti. Io ci ho parlato giorni fa, eravamo insieme a un convegno all'Istituto del Rinascimento di Firenze e lui diceva, ma io non penso mica che la tecnica, ecco, però insomma ha messo in evidenza con tutta la sua opera la molteplicità dei settori e delle vicende all'interno delle quali ci sono soluzioni tecniche che ovviamente prendono il posto di apprezzamenti puramente qualitativi, insomma, ma questo, la storia umana è sempre stata così, insomma. Il tuono e il lampo a un certo punto della nostra storia hanno avuto una spiegazione tecnica che ha soppiantato l'idea che erano gli dèi arrabbiati con noi, insomma, molta parte anche successiva della nostra storia è segnata da questo tipo di percorso. E devo dire che per noi, rispetto ai dilemmi dei quali parlavo prima, questa è una fortuna, perché per dirne una, la decisione che dichiarò illegittima la disposizione della legge 40, secondo la quale in caso di fecondazione artificiale vanno espiantati dalla donna 3 ovuli d'amblée e poi vanno tutte e 3 impiantati contemporaneamente in modo da evitare gli embrioni soprannumerari, questa è stata dichiarata illegittima con la motivazione che non può il legislatore prendere una decisione sul numero degli embrioni da impiantare, che è una decisione fondata su ragioni tecniche che solo il medico è in condizioni di apprezzare. E quindi, anzi, questo ci ha facilitato in effetti. Ma nel caso della maternità surrogata non è così. Nel caso del matrimonio degli omosessuali non è così. Qua i valori, non c'è nessuna decisione tecnica che possa sostituirli.
il matrimonio degli omosessuali è ritenuto non ammissibile da tradizioni religiose, che diventano poi anche etiche, che ritengono unica famiglia riconoscibile come società naturale quella tra due persone eterosessuali che unite possono assicurare la continuità della specie attraverso il rapporto tra di loro. Qui la tecnica in questo campo purtroppo potrà arrivare dicendomi: ma perché te la prendi tanto con la maternità surrogata, perché offende la dignità della donna? Eccoti qua questo attrezzo nel quale metti l'embrione appena formato, lo lasci lì un certo tempo, anche meno di 9 mesi, perché questa macchina fa prima, e poi esce bello scodellato il bambino sgambettante. La dignità di questa macchina non è in discussione e quindi non c'è nessuna ragione di prendersela. Allora io che faccio? Sono felice perché la tecnica mi ha risolto il problema della dignità della donna, o sono infelice perché è stato fatto nascere un bambino in un modo così spaventosamente contrario alla natura? Ecco, questa è un'altra domanda. Fra 5 anni probabilmente ce lo troviamo davanti, questo caso, insomma, no? Quindi i valori rimangono in realtà in molti campi come gli unici differenziatori di soluzioni. A proposito del significato da dare ai diritti, quindi così come non c'è un'alternativa sempre tra valori e tecnica, anche se a volte c'è, appunto oggi accettiamo che il tuono abbia una spiegazione meteo che non ha niente a che fare con i sentimenti di nostro Signore nei nostri confronti, o di Giove o di qualche altra divinità. Ma il significato che diamo ad alcuni diritti è legato a valori. L'ultima decisione divertente, leggetela, perché in realtà è il caso Tarantino. Tarantino era quel signore barese che riforniva di ragazze un ex presidente del Consiglio, mettiamola così. Questa non è politica, questa è storia. Che in ragione di questa sua attività è stato processato per favoreggiamento della prostituzione. Allora il giudice competente ha rinviato a noi la questione della illegittimità del reato di favoreggiamento relativo ad una attività, la prostituzione 4.0, direbbero quelli che usano queste formule che io odio totalmente, ma la uso apposta in questa circostanza, delle escort, che non sono le povere ragazze costrette dallo stato di bisogno a vendere il proprio corpo contro la propria volontà, e quindi favorire la loro prostituzione è male, ma sono delle professioniste che svolgono un'attività d'impresa caratterizzata dall'uso del proprio corpo. Quindi chi le favorisce è un agente, come c'è l'agente cinematografico, c'è l'agente del calciatore, è esattamente la stessa cosa, che non sono condannati penalmente perché favoriscono l'impiego di Ronaldo o di un allenatore o di un attore. Quindi perché prendersela con questo? Vedete? Allora, la questione è sollevata in relazione all'articolo 2, la libertà sessuale è tra i diritti inviolabili, e l'articolo 41, la libertà di iniziativa economica. Leggerete la sentenza della Corte quando saremo riusciti a leggerla noi. Posso solo dirvi che ha una lunghezza chilometrica e già la sola prospettiva che ancora non l'abbiamo letta collegialmente mi fa pensare che ci vorrà un bel po' di tempo per leggerla. Ma
Qui, quando la leggerete, vedrete che i valori entrano nel definire i confini della libertà. È libertà sessuale quella che si esprime attraverso la vendita del proprio corpo ad un cliente attraverso la prostituzione? Lo è o no? Qui la risposta non gliela dà la tecnica, la risposta non gliela dà nessun altro criterio oggettivo, sono i valori. Lei può dire libertà sessuale è quella attraverso la quale io esprimo me stessa. Io la esercito, per esempio, in un rapporto eterosessuale o in un rapporto omosessuale, ma i diritti del due possono essere gli stessi che poi diventano iniziativa economica? Vede quanto i valori entrano in queste, quindi non c'è niente da fare, non se li trova addosso, non se ne può liberare. Naturalmente dipende, sa. Ci sono degli ambiti in cui le cose si riesce a risolverle prendendo atto delle propensioni che prevalgono e quindi a volte può prevalere l'una, a volte può prevalere l'altra. Io anni fa scrissi un libro che una delle cose che ho scritto che mi piace di più, che era Antitrust and the Bounds of Power, l'antitrust e i confini del potere, e esaminando tutta la casistica e la giurisprudenza antitrust, tu ti trovi davanti a filoni di decisioni nelle quali il potere intrusivo dell'antitrust viene spinto molto avanti, come fa spesso la Commissione europea, per fermare concentrazioni da cui teme la chiusura del mercato, per fermare intese restrittive che in futuro potranno, e altri che si fermano molto prima. Io conclusi questo esame dicendo dipende da scelte valoriali che fanno gli operatori o i contesti di cui essi fanno parte. Ecco, di sicuro ci sono coloro che temono di più il potere privato e coloro che temono di più il potere pubblico. Coloro che temono di più il potere privato tendono ad essere più intrusivi e a fermare l'attività economica prima che si consumi il danno ai consumatori quando poi è troppo tardi. Chi teme di più il potere pubblico si ferma prima e magari consente comportamenti che l'altro non consentirebbe. Non posso dire chi dei due, sono scelte diverse in realtà. L'alternanza delle amministrazioni negli Stati Uniti facilita collegare queste due posizioni al democratico e al repubblicano. La Costituzione europea fu un caso di interruzione di gravidanza e io ero la madre o parte della madre, quindi comunque la gravidanza si interruppe anche prima che il bambino venisse fuori, è già venuto fuori male. In realtà la Convenzione sul futuro dell'Europa ha partorito un testo che non era una Costituzione, che pretendeva di esserlo, ne aveva alcune caratteristiche, ma che non è riuscita a rimuovere i caratteri dell'organizzazione comune che la ancoravano ad un accordo internazionale tra Stati. Insomma, Madison riuscì ad imporre la Costituzione degli Stati Uniti perché il compromesso di Madison includeva la decisione a maggioranza su quel testo costituzionale. Quel testo venne affidato alla ratifica degli Stati membri e quindi all'unanimità delle loro ratifiche, così come qualunque trattato internazionale. Insomma,
ancora oggi abbiamo più politiche per le quali è l'accordo intergovernativo e non è la decisione europea che vale. Quindi se mi è stato chiesto se era una buona idea, la mia risposta è sì, non posso negare che era una buona idea, ma siamo rimasti lontani da lì. E forse appunto vale la pena di dire che solo ora ci rendiamo conto di una cosa di cui forse anni fa non ci rendevamo conto, che le diversità fra di noi ci sono e le dobbiamo gestire, queste diversità, che investono anche il tema dei diritti, capite? Io sento moltissimo la questione polacca. La Polonia è un grande paese, civilissimo paese, poi il paese di Chopin. Però, dal punto di vista della evoluzione civile ed etica, un paese che era cresciuto in un cattolicesimo molto integralista, molto chiuso, sostituito poi da decenni di regime comunista, che esce da quel regime comunista e viene invitato a entrare nella nostra Unione, nella quale nel frattempo l'Irlanda cattolica e l'Italia cattolica erano gradualmente e faticosamente arrivate all'interruzione della gravidanza, alla fecondazione assistita, ai diritti degli omosessuali. Ai polacchi viene detto: ecco, questo ora è il tuo mondo. Mamma Santissima, direbbe i miei avi siciliani, in effetti, ecco, no, non è così facile. E quindi ci sono delle diversità che non sufficientemente riconosciute hanno creato tra di noi una tensione. Questa tensione induce a dare forza ancora oggi alle identità nazionali, forse una forza superiore a quella che potrebbe essere tollerata da una comune Costituzione europea. E dobbiamo smaltire tutto questo, non cancellare le differenze, perché questo sarebbe sbagliato e sarebbe un male, ma renderle più capaci di essere compatibili fra di loro. Ecco, questo invecchiando l'ho capito, e a volte non lo si capisce abbastanza. Ho risposto a quasi tutto, ma siamo arrivati alle 17 e forse è l'ora di fermarsi. E allora soltanto un ultimo grazie al professore per la sua lezione e poi per le risposte date ai quesiti provenienti dal pubblico, che hanno fatto un'altra piccola breve lezione. Grazie ancora.